Le imprese artigiane sono il cuore pulsante del Made in Italy, ma a differenza di altri settori economici, l'artigianato registra da tempo un netto calo delle imprese attive, dovuto molto spesso a tasse e costi inaccettabili. E questo è il caso della tipografia di Giuseppe Esposito, situata in via Pietro Verri 14, che per risolvere i suoi problemi si è rivolto a Cila Nazionale, da anni impegnata nella difesa delle micro aziende artigiane e dei problemi che le affliggono, dall'accesso al credito alla burocrazia. Sia dal fisco all'occupazione. Come nasce la sua impresa? Nel 1990 ero dipendente, mi hanno licenziato e loro hanno trovato un lavoro, ho cercato di mettermi per conto mio e ho aperto questa attività di artigiano. Quali sono gli ostacoli più frequenti che le imprese artigiane come la sua incontrano durante la loro attività? Difficoltà ci sono parecchie, anche perché adesso la tipografia va un po' a morire. E le difficoltà che adesso mettono tutto su internet e lavoro sempre di meno. Per quale motivo si è rivolto a Cila Nazionale? Perché siccome avevo difficoltà con le banche per un rientro anche le mutui di prestito e loro mi hanno messo il bastone fra le ruote, sono andato anche con altre associazioni, però non ho avuto riscontro. Mentre la Cila, sono andato lì e non mi hanno chiesto niente di soldi e mi stanno controllando tutto. Gratuitamente, sia all'Equitalia sia all'anatocismo delle banche e usura. Lo ha ritenuto un valido supporto? Sì, perché altre associazioni ho speso dei soldi sui 4-5 mila euro e non ho risolto niente, mentre con la Cila sto andando avanti con tutto il programma che mi hanno fatto per risolvere i miei problemi. Le istituzioni di solito aiutano le imprese artigiane in difficoltà? No. Non aiuto perché non ho mai avuto aiuto dallo Stato, anzi l'artigiano ho sempre dato allo Stato, però non ho mai ricevuto niente. Come me ci sono anche altri artigiani che stanno in difficoltà. Il lavoro è diminuito tantissimo, stiamo riunendo le nostre forze, diminuendo le spese per andare avanti.